E di eh, provare a cioè una prova, se vuole riprendere dall'inizio. Ci spiace, ma facciamo una prova, professore. Avrei il microfono. Non si chiama come. Allora, professore. Posso la può prov provare a ricominciare? Vediamo se funziona tutto. Sì, devo ricominciare da capo. Adesso, adesso perché evidentemente sì, sì. Grazie. Devo ricominciare da capo? Grazie. Sì. Grazie mille. Che Dante abbia scritto per noi e per i secoli che verranno, è precisato al culmine del viaggio nell'ultimo canto del paradiso. Cito, e fa la mia lingua tanto possente che una favilla sol della tua gloria possa lasciare alla futura gente. La futura gente siamo noi e anche i secoli che verranno. Dante, come ha osservato Mandelstam, scrive il suo poema In Futurum ed esige di essere letto secondo i suoi fini, poiché il nostro vero destino si infutura, ben oltre le prove terrene, come Cacciaguida profetizza e insieme raccomanda a Dante a congetto dell'ultimo del lungo monologo dei Canti Centrali del Paradiso, cito. Poi giunse, cioè aggiunse, figlio, queste sono le chiose di quel che ti fu detto, ecco le insidie che dietro a pochi giri sono nascose. Non voglio, non voglio però che ai tuoi vicini invidie poscia che sì in futura la tua vita vi è più che il punir di loro perfidie. La punizione di coloro che perseguitano Dante è poca cosa. Rispetto al futuro infinito, che è promesso a Dante nella gloria del Paradiso. Questo è il senso che Cacciaguida offre a Dante e che Dante offre a noi. L'orizzonte della commedia, dunque, come bene ha definito Romano Guardini, è il suo paesaggio di eternità, Landschaft der Ewigkeit. Eh, testo meraviglioso del 1950. Tutto è giudicato e visto sub specie eternitatis. Come del resto si evince dal senso stesso che propone di questo poema la epistola a Can Grande della Scala, cito, è dunque il soggetto di tutta l'opera. Se si prende alla lettera lo stato delle anime dopo la morte inteso in senso generale. Su questo soggetto e intorno ad esso si svolge tutta l'opera. Paragrafo 24. Ciò che Dante intende proporre al proprio lettore è come raggiungere la libertà dell'eterna gloria, secondo la parabola anagogica che eh, chiude la stessa epistola. Cito. Questi diversi modi di trattare un argomento si possono esemplificare per maggiore chiarezza con i versetti, allorché dall'Egitto uscì Israele e la casa di Giobbe da un popolo barbaro. Infatti, se guardiamo alla sola lettera del testo, il significato è che i figli di Israele uscirono dall'Egitto, al tempo di Mosè. Se guardiamo all'allegoria, il significato è che noi siamo redenti da Cristo. Se guardiamo al significato morale, il senso è che l'anima passa dalle tenebre e dalla infelicità del peccato allo stato di grazia. Infine, se guardiamo al significato anagogico, il senso è che l'anima santificata esce dalla schiavitù della presente corruzione terrena. Alla libertà dell'eterna gloria. Questo è il concetto fondamentale, credo che l'epistola, nonostante le discussioni debba essere attribuita a Dante, quando ero allievo di Raul Manselli nell'Università di Torino, egli propose con Franco Bolgiani e i suoi studenti testi medievali di teologia della storia, cioè uno studio. Sistematico della teleologia dei fini medievali. Ebbene, tra essi figurava il Die Sire, che va letto come simmetrico alla commedia, mors stupebit et natura cum resurget creatura. La stupefazione della risurrezione, quando, e qui cito Dante al Novissimo Bando, ogni creatura si vestirà del proprio involucro corporeo redento nella luce. La commedia è una grande epifania dei novissimi ed è di questo che intendo parlare nel tempo che ho a disposizione, prendendo proprio la formula dei non solo del terzo millennio, ma in definitiva dei novissimi poiché come vedremo tra poco noi stessi siamo già nei tempi novissimi, eh, riguardando appunto ta escata. Il passo centrale è quello che ho appena evocato ed è, eh, ed è pronunciato in cima alla montagna del Purgatorio poco prima della apparizione di Beatrice e nei versi stessi che ne preparano l'epifania. Le terzine vanno lette lentamente perché ognuna contiene un elemento di fondo della commedia. Quali i beati al novissimo bando surgeran presti, ognun di sua caverna, la revestita voce alleluando, cotal in sulla divina basterna si levar cento ad vocem tanti senis, ministri e messaggeri di vita eterna. Tutti dicean, benedictus qui venis, fiorgittando di sopra ed intorno, manibus odate lilia plenis. Di queste terzine, novissimo è anche il lessico, poiché alleluiando è neologismo dantesco e apax in tutta la commedia e non meno unica occorrenza è quella di novissimo e anche di basterna, senza contare le formule latine tratte da Virgilio e dall'evangelo di Giovanni 12:13. Si tratta quindi di una specie di grande sintesi della Bibbia e della classicità. Si intona un inno di resurrezione, la revestita voce alleluiando e un annuncio aurorale di eternità che diciamo così irriga tutto il canto trentesimo. Io vidi già nel cominciare del giorno la parte oriental tutta rosata che riprende del resto la prima alba del viaggio di redenzione, purgatorio 1, dolce color d'oriental zaffiro. I novissimi della Commedia, proprio perché pronunciati come prefigurazione di beatitudine, nulla hanno della tradizione topica medievale di irrefragabile sentenza e implacabile giustizia, riassunta appunto nel Dies Irae. Prendiamo soltanto eh, la strofe più celebre perché mette insieme Davide e la Sibilla esattamente come sarà negli ultimi canti del Paradiso: Die Sire, die Silla, solve, seclum in favilla, teste David cum Sibilla. Quel novissimo bando di Dante risale piuttosto collocato in Alto Monte, perché viene pronunciato precisamente come abbiamo visto, in cima alla montagna del Purgatorio, va riportato alla chiamata escatologica annunciata da Alano di Lilla. E Devo purtroppo leggere, dato il tempo, direttamente in italiano. Il, il testo è il Contra Ereticos, capitolo 12. A ciò rispondendo diciamo che ormai sono venuti i giorni novissimi nei quali si prepara il monte del Signore al sommo dei monti qui è da Isaia 2 quel monte è Cristo nel quale ormai credono tutti i confini della terra nel cospetto del quale adorano tutte le tribù della, delle nazioni che dicono andiamo al monte del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe, cioè alla casa di quel Dio che Giacobbe venerò, che venerò Aronne, e così apparirà che uno solo è il Signore. Che, fu, eh, eh, che il Signore di quelli che furono prima della legge, di quelli che sono sotto la legge, di quelli che ora vivono, credendo in Dio. Quindi è uno scenario che viene ripetuto da Dante anche egli in cima alla montagna, che non è Sion, ma è quella del purgatorio. Il bando di Dante al quale egli non solo allude, ma che pronuncia dalla cima del purgatorio è quello annunciato da Isaia 2-3, alla fine dei giorni il monte del tempio del Signore, sergerà sulla cima dei monti, si innalzerà sopra i colli, Ad esse, adesso affluiranno tutte le genti, verranno molti popoli e diranno venite, saliamo sul monte del Signore al tempio del Dio di Giacobbe perché ci insegni le sue vie e si possa camminare nei suoi sentieri che è poi anche il senso della processione apocalittica che per l'appunto verrà nei canti seguenti messa in scena in cima al purgatorio, processione dei tempi ultimi ma che si giustifica con queste fonti medievali. Esso sarà questo tema più volte ripreso nella tradizione esegetica medievale, particolarmente da Primasio di Adrumeto e da Martino di Leon. Sulla scia della promessa apocalittica, Ego sum primus et novissimus. Per questo l'annuncio del novissimo bando va riportato a quella fonte apocalittica, novissimus. Poiché Dante, promulgandolo dal sommo della montagna del purgatorio, annuncia una manifestazione beatificante, in questo caso è intanto quella di Beatrice quando nell'area aper aperto di Solvesti, preparazione insomma alla gloria. Tali novissimi sono particolarmente presenti in Agostino, tanto nel De Civitate Dei quanto in un trattato che ad essi dedica appositamente e che non è mai citato sufficientemente nella, nelle fonti di Dante invece era diffusissimo nel medioevo e cioè è la epistola De fini secoli qui parla di noi in realtà come schiera dei novissimi novissimorum uno straordinario neologismo di sant'agostino cito dal De fini secoli anche allora erano giorni ultimissimi cioè il tempo del Cristo, e non forse tanto più ora, se anche tanto di tempo ci rimanesse quanto è trascorso dall'ascensione del Signore ad oggi, o, o qualcos'altro ci restasse più lungo o più breve, il che totalmente ignoriamo, poiché non è in nostro potere. Ma agiamo in ogni caso, negli ultimissimi tempi, negli ultimissimi giorni, nell'ultimissima ora, e molto di più coloro che vennero dopo degli apostoli e prima di noi. E più ancora così agiamo noi stessi, più urgentemente che noi coloro che saranno dopo di noi sinché si giunga a quelli che saranno, per così dire, i novissimi novissimorum, i recentissimi degli ultimissimi, e a quello stesso ultimo novissimo al quale allude il Signore quando dice lo risusciterò nel novissimo giorno. Ecco, qui Sant'Agostino ci dà effettivamente, una teleologia della storia che abbiamo totalmente dimenticato. Noi siamo già nei tempi novissimi. E se anche i tempi non finissero con noi, finiranno comunque eh, nei novissimi, novissimorum. È proprio Agostino che aveva detto che c'è un tempo sub legge, un tempo sub grazia, un tempo sub ampliori grazia. Nessuno ci esenta dal. Profittare di questo tempo ultimissimo. Nessuno ci esenta dal considerarci nei tempi ultimi solo perché ce ne saranno altri dopo. Dice Agostino: Sono comunque novissimi. Al massimo potremo fare un superlativo novissimi nomissimorum. Ancora un autore celebre del secolo che precede Dante, cioè. Bruno di segni dice, figlioli, questa è l'ultima ora, novissima ora est, prendendolo naturalmente dalla prima epistola di Giovanni Apostolo. Noi siamo ormai gli ultimissimi, dei quali dice l'Apostolo Giovanni, figlioli, questa è l'ultima ora, e l'Apostolo Paolo, noi siamo quelli per i quali è giunta la fine dei tempi poiché primi sono stati i patriarchi, i profeti, poi c'è stato il Cristo e infine ci siamo noi. Noi siamo da collocare dentro questo tempo ultimo eh, della fine dei tempi, che è anche il loro rinnovamento novissimus, cioè se eh, il, il testo iniziale di Dante è stato la vita nuova, la commedia è il suo novissimo e noi siamo i lettori novissimi, novissimorum che la leggono. Se non partiamo da qui non si capisce quasi niente della tensione del poema dantesco. E tuttavia, non che Dante abbia scritto un poema eudemonico, cioè in cui tutto va bene e in cui si cerca solo la felicità. Anzi... Fin dall'inizio dell'inferno, noi abbiamo una sfia figurale che suggerisce quanto il poema attinga dalla tradizione più severa dei Novissimi. Noi possiamo leggere in Veda il Venerabile un passo che Dante riscrive alla lettera. Traduco in italiano, sennò il tempo si raddoppia. Allo stesso modo, consumerà il mondo la propria sostanza mentre gli uomini da ogni parte della terra ingrati ai divini doni e insensibili perduranno ai flagelli d'improvviso verranno rapiti nel turbine del novissimo giudizio alla morte eterna ecco verranno rapiti alla morte eterna quasi assorbiti e Dante lo riscrive alla stessa maniera in Inferno tre. Quivi sospiri, pianti e alti guai risonavano per l'aere senza stelle, perch'io al cominciar ne lagrimai. Diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenti d'ira, voci alte e fioche e suon di man, con elle facevano un tumulto il qual s'aggira, e qui ecco la citazione da Beda, sempre in quell'aura senza tempo tinta, come l'arena quando turbo spira. Ecco, quando l'arena quando turbo spira, ed è esattamente il testo stavolta latino, qui devo leggerlo, subito novissimi examinis turbine ad eternur rapientur interitum. All'improvviso turbine, ecco come Dante dice qui, come la rena quando turbo spira verranno rapiti all'eterna morte. E ci sono proprio degli stilemi che vengono ripresi da Dante. Si può anzi aggiungere per appunto non creare una sorta di vano eudemonismo che Dante divorato da quella sete di giustizia. Che della più alta tradizione cristiana, è il, il lo zelo della casa di Dio che ci divora, del Salmo 68. Ebbene, quel Dante cerca di affrettare nel suo poema Il giudizio di Dio, che direi è il massimo della libertà che Dante si prende, talvolta ponendo nel profondo interno anime il cui simulacro corporico ancora vaga in vita sulla terra ovviamente nella perversione rovesciando persino nell'incalzare della sua giustizia che li pone già in inferno pur essendo la specie corporea ancora sulla terra rovesciando l'ordine dei novissimi che dovrebbe essere morte giudizio inferno e paradiso mentre Dante qui nel trentatreesimo dell'inferno pone prima il giudizio e poi la morte Giudizio, morte, inferno e paradiso. Quindi c'è una ansia addirittura di novissimi. O oh, di sì a oh lui, or sei tu ancora morto, ed egli a me. Come il mio corpo stea nel mondo su, nulla scienza porto. Come il mio corpo possa stare ancora lassù, non, non ne ho alcuna conoscenza. Sta di fatto che io patisco già qui, nell'inferno. Col tal vantaggio ha questa Tolomea, che spesse volte l'anima ci cade, innanzi che d'atropos mossa la Dea, cioè eh, la, cadono queste anime giudicate prima della morte stessa. Non solo Frate Alberigo dei Manfredi è in quella condizione di anima già dannata e di corpo eterno posseduto dai demoni, ma altri ancora, come Branca Doria, che a Dante pare si aggiri nel torpido godere della vita, e invece è già anima morta, e mangia e beve e dorme e veste panni, dice eh, Dante, ma invece è già lì nel, eh, nell'inferno. Tu devi sapere se tu vien pur mo giuso, egli è ser Branca Doria, e son più anni poscia. Passati che il fu si sì, racchiuso. Io credo, sì a lui, che tu mi inganni, che Brancadoria non morì un unquan che mangia e beve, dorme, veste panni. Nel fosso su di Sel di Malebranche, là dove bolle la tenaccia fece, non era ancora giunto Michel Zanche, un congiunto di Brancadoria, che questi. Lasciò il diavolo in sua vece nel corpo suo ed un suo prossimano, che il tradimento insieme con lui fece. I diavoli animano la specie corporea in terra, ma Branca Doria è già giudicato nel profondo dell'inferno. Quindi, la sete, lo zelo della casa di Dio addirittura ha rovesciato i novissimi in Dante: prima il giudizio e poi la morte, per così dire. Solo Eliot. Nel, ha saputo nel suo polemetto di Hollow Man del 1925 ricondurre questo corteggio di morti vivi nella nuda Deadland, eh, in una valle di morti, di lacrime, che non ha più occhi nel regno di spento crepuscolo, sto citando della morte. E sono uomini vuoti, parvenze di empty men, di uomini totalmente eh, svuotati. Questo è il novissimo che Elio, seguendo Dante, eh, eh, ci consegna, ripetendo eh, tre volte, this is the way the world ends, this is the way the world ends, questa è la strada nella quale il mondo finisce. Ecco, questo è il primo punto che volevo sottolineare, cioè noi siamo novissimi novissimorum e questi novissimi sono già qui, non c'è un, un tempo finale, perché possono essere lasciate parvenze corporee di hollow men, di uomini vuoti su terra e le anime già essere giudicati. Ma c'è altro, direi, occorre guardare. Più attentamente nel poema e nella cultura del tempo di Dante, all'agone ultimo che è il cimento della morte individuale, e che antecede il giudizio ultimo. Tra morte e giudizio individuale si disputa una vera e propria battaglia per il possesso dell'anima. Che il poeta evoca nello scenario grandioso che evoca e che apre il canto trentaquattresimo e ultimo dell'inferno. Ricordiamo quello straordinario e anche coraggioso eh, verso iniziale di Dante: Vexilla regis prodeunt inferni, verso sorenne e araldico avanzano i vessilli del re dell'inferno. Che è rovesciamento! In eco parodica, qui il coraggio di Dante, di un inno di venanzio fortunato cantato il venerdì santo sulla croce del sacrificio, vexilla regis prodeunt fulget, crucis magisterium quo carne carnis conditus suspensus est patibulo. È un incipit memorabile di grande forza teologica, il male... Non sa essere che la parodia degradante del bene. Qui ha ragione eh, la Chiavacci Leonardi, Anna Maria Chiavacci Leonardi, quando dice che non è blasfemo questo rovesciamento che Dante fa del, eh, dell'inno di Venanzio Fortunato, perché nel profondo della teologia il male non è altro che una degradata parabola e parodia del bene. Nessuno meglio che Ignazio di Loyola seppe riscriverlo nei propri esercizi spirituali. Non ho potuto, lavorando a questa conferenza, arrivare alla biblioteca di Ignazio di Loyola, ma non escludo che abbia potuto leggere, tanto la meditazione del quarto giorno è identica a questo incipit del trentaquattresimo dell'inferno. Meditazione, cito, su due bandiere l'una di Cristo, nostro sommo capitano e signore, l'altra di Lucifero, che è del resto il, il protagonista del canto di Dante, l'altra di Lucifero, nemico no, mortale della nostra natura umana. Il preludio è la composizione vedendo il luogo. Qui sarà da vedere un grande campo nella regione di Gerusalemme dove Cristo, nostro signore, Capo supremo dei buoni, e un altro campo nella regione di Babilonia, dove Lucifero è il, campo degli, è il capo degli avversari. Immagino nel vasto campo di Babilonia che il, e questo segga su un grande seggio di fuoco e di fumo, orribile e spaventoso nell'affetto. Quel seggio di fuoco e di fumo non è forse il dantesco come quando una grossa nebbia spira subito dopo il vexilla regis prodeunt appena citato inferno 34 4 sebbene lucifero sia precipitato la sua metamorfosi abietta satana è sempre in campo dante lo ricorda sulla scia del pater noster eh, e ne no induca in temptationem, cioè non sottoporci alla prova, no al cimento col maligno, a quella battaglia tra i due campi, ov ovvero, come eh, magnificamente interpreta Honorio Dotton, non permettere che noi commettiamo una colpa tale per cui si debba meritatamente precipitare in inferno, che dice Honorio d'Otton, è eh, nella interpretazione del etnenos in ducas in tentazione, cioè non sospingerci alla battaglia perché eh, i vessilli del maligno sono in campo. Allo stessa maniera esiste la battaglia tra angeli e demoni per il possesso finale dell'anima, che è uno dei temi più frequenti dell'allegoria e della pittura medievale, basterebbe pensare di pochi anni successivi alla redazione della, eh, della commedia le scene del trionfo della morte di buon Buonamico Buffalmacco nel Camposanto di Pisa sulla parete sud-est orora eh, restaurata e Dante stesso affronta il nodo quando incontra in Purgatorio le anime dei morti di morte violenta, che evocano il ricordo e la narrazione di quel cimento che chiude il troncarsi subitaneo della vita. Purgatorio 5, Noi fummo tutti già per forza morti e peccatori fino all'ultima ora. Quivi lume del ciel ne fece accorti, sicché, pentendo e perdonando, fuori di vita uscimmo a Dio pacificati. Dopo Jacopo del Cassero prende la parola con solenne incedere Io fui di Montefeltro, Io son buon conte, appunto buon conte da Montefeltro, che descrive in dettaglio questa disputa come rivivendola ora dall'eternità che impegna angeli e demoli. Qui vi perdei la vista e la parola, nel nome di Maria finì e qui vi caddi e rimase la mia carne sola. Io dirò vero e tu ridillo tra i vivi. L'angelo di Dio mi prese e quel d'inferno gridava, o tu del ciel perché mi privi. Tu ne porti di costui l'eterno per una lagrimetta che me lo toglie e io farò dell'altro, cioè del corpo, governo. E infatti il corpo finisce, diciamo così, nel tra le, tra le correnti dell'arno viene portato lontano e coperto dalla Melma. Ma Dante è attento a questo, eh, questa contesa ultima, come ci dipinge il canto quinto del purgatorio. L'attenzione di Dante a quell'acuto iato che separa per un istante morte e giudizio individuale e tra gli aspetti più conturbanti della sua drammaturgia. Basterebbe ancora ricordare quella inusitata comparazione di cui si avvale il poeta per segnalare il pur necessario passaggio entro il muro di fuoco che alla sommità del monte del Purgatorio lo separa dal paradiso terrestre dove apparirà Beatrice». Pari al, eh, diciamo, al muro di fuoco che viene posto perché eh, dopo la cacciata da Eden, nel Genesi, l'uomo non abbia più a rientrarvi. Il pellegrino si sente, Dante Pellegrino, si sente come un condannato a morte, già messo in una fossa, o come uno di quei corpi già visti ardere nella vicenda terrena, siano essi eretici o malfattori. E questo va ricordato, siamo a Purgatorio 27, perché io divenni tal, quando lo intesi, qual è colui che nella fossa è messo. In su la man commesse mi protesi guardando il fuoco, immaginando forte umani corpi già veduti accesi. Descrive Dante la, i roghi di eretici e lo applica a sé senza tener conto dell'esperienza che poteva capitare, perché nella consuetudine del tempo chi era bandito dalla città come Dante non aveva più nessun diritto. Quindi eh, questo lo dice anche Dante, eh, eh, pochi canti prima, eh, può essere ucciso per via e, e chi lo uccide non avrà, non avrà punizione. La risposta di Virgilio mirabile vale per quel difficile cimento e anche per il senso dell'intera commedia. Virgilio mi disse, figlio il mio, qui può essere tormento ma non morte. Ecco, il viaggio ultramondano è cantato dalle rive di quel disvelarsi apocalittico, con quella certezza, qui può essere tormento ma non morte che morte non ha più luogo per il pellegrino eh, redento e che perfino prorompeva anche dal cupo di esire nel suo redento finale che è uno dei più straordinari versetti ricordo i commenti di Manselli di tutta la storia occidentale Mors stupebit et natura cum resurget creatura giudicanti responsura. Persino la morte e la natura si stupiranno quando risorgerà la creatura, il creato umano. Per Dante dunque il giudizio è soprattutto il ristabilirsi di giustizia. Ci sono delle pagine magnifiche che non ho tempo di leggere ma sulle quali eh, scriverò, di, eh, di Gilson, sull'idea che in fondo tutto il grande eh, studio dantesco della filosofia è semplicemente per ristabilire giustizia. Del resto lo dice a Paradiso 30. Qui vedrai l'una e l'altra milizia di Paradiso, e l'una in quegli aspetti che tu vedrai all'ultima giustizia. Cioè, una milizia di Paradiso che è quella già degli angeli, che sono ad eterno salvi la vedrai all'ultima giustizia, cioè il giudizio finale che ci è promesso. È chiamato da Dante l'ultima giustizia, perché è quella suprema, perché è quella che ristabilirà i regni giusti. L'ultima giustizia che si porrà sotto il sigillo della gloria della Gerusalemme celeste non può dunque essere altro che luminoso candore. Albedo, addirittura, come da, Candore, come Dante la definisce nel suo trattato sui poteri, la monarchia, è da sapere che la giustizia, cito, è eh, in sé considerata e nella propria natura è una sorte di rettitudine che non si piega né da una parte né dall'altra e parimenti non accoglie né di più né di meno. Proprio come il candido bianco, considerato nella sua formalità, è candore. Ecco perché c'è una teoria della luce e una parvenza continua di luce nel paradiso. Perché Dante obbedisce, applica quello che è appena scritto nel trattato sulla monarchia, e cioè giustizia agli Salvedo. Non ho tempo qui di leggere tutte le occorrenze. Che da, da Aristotele a Boezio San Tommaso definiscono la giustizia come albedo, soprattutto San Tommaso, il più arduo dei novissimi, insomma, il giudizio balugina di eterno candore vera autem albedo est que albificat que justum facit vera giustizia, questo è Martino eh, no, anzi, è Giovanni. E Giovanni eh, di Salisburgensis, il quale scrive appunto: Il vero candore è ciò che rende candidi, così come ciò che rende giusti è la vera giustizia. Vedete dunque che c'è una corrispondenza esatta tra la luce del paradiso e l'albedo, il candore della giustizia. Dante, insomma, e qui mi avvio a conclusione, vorrei finire per midile giusto. Dante, insomma, non si pone dalla parte della remunerazione del peccato, che è tipico della giustizia terrena. Tu fai questa colpa e la remunerazione sono tanti anni di ergastolo. Ma dalla parte della contemplazione della creazione e della gloria. Così, infatti, dovrebbe propriamente. Definirsi l'ultimo dei novissimi, cioè il paradiso. Morte e giudizio, in Dante talvolta giudizio, morte, inferno, paradiso. Al Padre, al Figlio, qui siamo a Paradiso 27, al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo cominciò gloria, tutto il paradiso sì che mi nebriava il dolce canto. Come vedremo tra poco, in Bossuet. Per chi contempli dal punto di vista escatologico il creato, esso non può apparire che epifania della gloria divina. In, di in nome di questa bontà fontale della creazione, tutta Adamo stesso, culmine perenne delle opere della Genesi, è in paradiso, con i patriarchi dell'umanità, contro la preponderante tradizione esegetica precedente. Controllate la patrologia latina del Migne e come in tutta del resto la predicazione medievale, Adamo è l'autore del primo peccato. In, in, in Dante, Adamo è a Paradiso 26, quando San Pietro appare a Paradiso 24, per esaminare Dante, cioè insomma è un posto elevatissimo. Tanto più che eh, Adamo, attraverso il primo peccato, ha introdotto il dolore e la morte, quale destino terreno dell'uomo, secondo la formula lapidaria di Alcuino, Regnavi mo, regnavit mors ab Adam. La morte ha cominciato a regnare da Adamo. Dunque, quello che a Dante preme in questa novità assoluta, che è il posto rilevante eh, concesso ad Adamo nel paradiso e eh, Edoardo ha già ricordato che qui Dante viene nominato una seconda e definitiva volta, la prima è pronunciato da Beatrice, ma per condannare tutte le infedeltà che Dante ha avuto, è una condanna, non è una consacrazione invece è consacrato come dicono i codici più antichi e anche boccaccio da adamo nell'alto del paradiso quello che adante preme insomma è che nulla si perda della creazione perché la creazione è fatta da dio e dio non può dannare se stesso ma che tutto semmai si rinnovi il suo è un canto epico di rinnovazio di redintegrazio nella plenitudine quale si compie al culmine dell'ascese anche dell'ascesi del purgatorio. Cito, io ritornai dalla Santissima Onda rifatto come piante novelle, rinovellate di novella fronda, pure disposta a salire alle stelle. Se ritorniamo alla terzina. Già citata che annuncia il Novissimo Bando, vediamo che essa si compie in rima con il verso giustamente memorabile: la rivestita voce alleluiando, è il rivestirsi di luce del canto della gloria nella divina magnificenza secondo il Salmo 103, amictus lumine sicud vestimento. Vestito di luce come proprio manto. Ecco questo è il direi il punto essenziale del paradiso. Il giudizio ultimo ultimo dei Novissimi è per il corpo di gloria, come secoli più tardi ci ricorderà Bossuet eh, nelle sue Elevation à Dieu en me revêtant de votre lumière, rivestendomi della vostra luce. Cito solo. Questo passo bellissimo. O oh, Signore, datemi la grazia, traduco dal francese, cele celebrando la memoria dei sei giorni della vostra creazione, di pervenire a quello del vostro riposo, in uno stato di perfetta conformazione alla vostra volontà. Ma il termine francese è straordinario: acquiescement. Un, un placarsi, un consentire eh, obbedendo e per questo riposo di ritornare alla mia origine risuscitando con voi, rivestendomi della vostra luce e della vostra gloria. È come se Mosè avesse letto Dante, Paradiso 3, e in sua volontà te è nostra pace. Egli è quel mare al quale tutto si muove, ciò che essa crea o che natura face. Si rinnova nel poema la stretta unione, il mistero consustanziale che negli Evangeli è promulgato al, ai pastori. Gloria in altissimis Deo et super terram pax in hominibus bone voluntatis. Luca 2,14 riscritto e promulgato da Dante in una delle più intense terzine del poema dedicate giustamente all'Annunciazione. L'angelo che venne in terra col decreto della molt'anni lagrimata pace. Qui è un'aggiunta di Dante, non è solo il Pax Omnibus, è la Pax della molt'anni lagrimata pace che ha perso il ciel dal suo lungo divieto. In quella luce va letto l'iter del pellegrino nella commedia, il desiderio di essere assunto dentro dal ciel della divina pace, paradiso 212, come tutti coloro che avevano cercato quel riposo e da esilio venne a questa pace, paradiso 10, e venne dal martiro a questa pace. Paradiso 15, il regno di Dio, l'ultimo dei Novissimi, è regno di pace, come nella splendida parafrasi del Pater Noster, «Vegna ver noi la pace del tuo regno, Purgatorio 11, e a quella pace confluisce per lo gran mar dell'essere, e da quella pace discende la grazia, sicché, cito, da lo cuore all'acqua della pace che dall'eterno fonte sono diffuse. Purgatorio 15. La stessa visione ultima è cercata non per compimento della conoscenza, come farebbe un filosofo o un mistico, ma per appagamento nella pace. Questo non è sottolineato abbastanza nei commenti. Lume lassù che visibile face lo Creatore a quella creatura che solo in lui veder ha la sua pace. Paradiso 30. Termino. Il più alto dei novissimi, il paradiso è, da Agostino a Dante, il luogo della Gerusalemme eterna, eretta nella pace e per l'eterna pace, come aveva delineato Sant'Agostino alla fine del suo De Civitate dei. La pace della città celeste, dice Agostino, è l'unione sommamente ordinata e concorde di essere felici di Dio e scambievolmente in Dio. La pace dell'universo è la tranquillità dell'ordine e dell'armonia. Questo è il finale del De tedei, Dei, ma è anche il finale della commedia che è la nuova città di Dio. Certo non è quiete stasi, bilanciamento di tensioni, ma sboccio e effusione, al modo che aveva vagheggiato Guerrico Digni allo stesso modo il giusto al profumo dell'acqua vivente nella resurrezione cioè nel rigerminare e rifiorire dei giusti sboccerà come un giglio e fiorirà in eterno davanti al Signore ma è la stessa maniera con la quale Bernardo chiude e io chiudo anche chiude Bernardo la preghiera alla Vergine nel ventre tuo si raccese l'amore per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore ecco la Dina commedia è una germinazione eterna di pace a condizione che da novissimi si legga questo testo come un novissimo ringrazio della pazienza spero di aver tenuto i tempi Adesso sono io che parlo, va bene? Allora, Bianca Garavelli, vieni qui. Pare che adesso stia funzionando, ma c'è stato un altro problema, adesso poi nel pomeriggio... Com'è? Sì, sì, ringrazio, ringrazio tantissimo il professor Ossola, Grazie davvero di cuore, grazie, grazie da parte di tutti noi, da parte della direzione del Museo della Poesia, da parte di Edoardo. Cominciamo con una domanda. Che cosa succederebbe? Se Dante si risvegliasse e rivivesse nel nostro mondo. È una domanda che nasce da una sua stessa ipotesi, perché nel divulgare eloquenzia, il suo trattato in latino in cui esalta l'uso della Dante si pone una domanda simile. Piccola premessa: nel divulgare eloquenza, Dante si dimostra un critico letterario. Un linguista, quindi un anticipatore di attività che sono oggi all'ordine del giorno nell'ambito letterario, e ci fa una riflessione molto interessante dal nostro punto di vista. Le lingue sono lo specchio della nostra realtà, rispecchiano le nostre metamorfosi perché infatti, e qui cito: Dal De Vulgare Eloquenzia, libro primo, capitolo nono nella traduzione di Pier Vincenzo Mengaldo. L'uomo è un animale instabilissimo e mutevolissimo, quindi la sua lingua in nessun caso può avere durata e continuità, ma come tutte le altre cose che ci appartengono, quali abitudini e mode, deve necessariamente variare in rapporto alle distanze di spazio e di tempo. E teniamo a mente queste due parole spazio e tempo per cui dice poco più avanti possiamo affermare che se ora rinascessero i pavesi dei tempi più antichi parlerebbero una lingua distinta e diversa da quella dei pavesi di oggi quindi lui stesso si pone questa domanda cosa succederebbe se qualcuno di un tempo passato rinascesse oggi. Se Dante vedesse il nostro mondo, vivesse il nostro mondo, sarebbe un appassionato di fantascienza, per esempio? Si divertirebbe con i social? Oppure troverebbe questi aspetti della nostra vita futili oppure dannosi? Io pongo queste domande e suggerisco delle risposte. Leggiamo tra le righe dell'opera di Dante non solo della commedia, e eh, lasciamoci trasportare dal, dalla sintesi del pensiero dantesco, suggerendo a noi stessi delle risposte a queste domande. Un'altra domanda è come si comporterebbe con le donne, lui che di donne ha così originalmente parlato, come vedrebbe il ruolo delle donne oggi? Quindi vediamo come potremmo rispondere. Intanto la libertà nelle scelte stilistiche e letterarie di Dante, per certi aspetti anche religiose, le scelte politiche anche, ci fanno ipotizzare, quindi questa libertà ci fa ipotizzare, che apprezzerebbe le novità, così come era capace di riassorbire... E rielaborare gli aspetti della cultura della filosofia della matematica dell'astronomia che il suo tempo gli offriva dante era curioso era avido di conoscenza era anche un pioniere e un esploratore aveva un'enorme cultura la padroneggiava e la rielaborava Pensiamo ai grandi filosofi del suo tempo. Un esempio è Dan Scotto, che nacque come Dante, molto probabilmente, nel 1265. Come questi grandi filosofi, Dante era esperto di tutte le arti liberali, quindi le arti del quadrivio, l'aritmetica, la geometria, la musica e l'astronomia, di cui parla nel suo trattato in convivio. E questo era il versante scientifico della conoscenza del tempo. Con le arti del trivio, quindi grammatica, dialettica e retorica, quelle che noi oggi definiremmo il versante umanistico, aveva una grande libertà di azione. Quindi in Dante noi troviamo gli aspetti della cultura, sia quella scientifica sia quella umanistica. Non c'era in lui quindi la distinzione che nasce all'incirca la metà del, del secolo scorso tra eh, cultura scientifica e cultura umanistica. La sua enorme eh, libertà nell'uso della, eh, della cultura umanistica, della cultura letteraria, si vede proprio nel rapporto tra il divulgare eloquenzia e un volgare illustre, curiale e aulico, quindi una lingua perfetta, è una lingua artificiale, nello stesso tempo naturale, quindi una lingua materna ma anche costruita. E poi nella commedia crea questo volgare, lo usa, non è un volgare come l'ha teorizzato, non è affatto un volgare perfetto. È un volgare composito ricchissimo tale da de poter descrivere l'universo. Subito dopo di lui, quindi già con un, con un poeta che viene pochi anni dopo, Petrarca, questa unione tra cultura scientifica e cultura umanistica non c'è più, non c'è già più. Quindi Dante in questo è un caso unico. Da questo punto di vista Dante ci offre un dono molto importante, molto prezioso. L'esempio di un letterato, di un filosofo, di un uomo di sapere, che va oltre il suo tempo, perché con la sua opera ne raggiunge il culmine, ne rappresenta il culmine, ma lo sa rielaborare. E ci offre quindi un'ispirazione, valida ancora oggi, un'ispirazione... Perenne, valida per noi ma anche per generazioni future, la tensione verso un sapere superiore, la capacità di muoversi in maniera instancabile tra i vari aspetti del sapere, quindi di essere sé e anche tutti gli altri, come nel suo viaggio in cui dimostra di sapere comprendere le debolezze e i punti di forza di tutti i suoi simili. Dante ci stimola a pensare che non stia nella nostra mente razionale la capacità di raggiungere la conoscenza, ma al di fuori di essa, in un abbandono alla dimensione cosmica e divina, alla presenza divina illuminante, che tutto comprende e fa comprendere. Quindi il linguaggio preferito. Della conoscenza, il linguaggio che Dante sceglie è la poesia, è il linguaggio della poesia. Non a caso lascia incompiuti trattati come il divulgare eloquenza e il convivio, per espandere e tra, trasfondere tutto il sapere nella commedia. È quindi la parola della poesia, quella come ha detto prima nella sua introduzione Massimo Silvotti, la parola legata all'intuizione, che è il complemento, se vogliamo, della razionalità. Ed è uno strumento dal grandissimo potenziale cognitivo, più della filosofia del tempo di Dante, più della scienza, diremmo oggi. E su questo sarebbe d'accordo. Yves Bonfoy, poeta già citato, poeta laureato in fisica, che in un'intervista rilasciata al quotidiano Avvenire, dichiara appunto che la poesia, proprio da un punto di vista cognitivo, arriva più vicina alla verità della scienza. Quindi il messaggio più alto della sua intera opera. Dante lo affida alla poesia con la commedia, non alla prosa dei trattati. Lo sguardo di Dante è indubbiamente uno sguardo profetico. Dante pensa a se stesso come a un poeta profeta. È noto che la commedia è disseminata di profezie che non riguardano la sola persona del poeta. E nella parte finale... Del viaggio in paradiso, Dante ci mostra attraverso le parole di Beatrice, che in un certo senso gli presenta l'assemblea di tutti i beati, che sono rimasti ormai pochi posti, poche sedie vuote, disponibili per i futuri beati. Leggo questi versi da Paradiso Trentesimo. Sono i 128-132 parole di Beatrice: Mira quanto è il convento delle bianche stole. Vedi nostra città, quant'ella gira. Vedi le nostre scagne si ripieni, che poca gente più ci si desira. È rimasto così poco spazio in paradiso, sembra dirci Dante perché la fine del mondo è vicina. Non possiamo pensare che Dio riservi pochi, pochi posti ancora in paradiso per un tempo lungo, ma, diremo noi oggi, quindi questa profezia non si è avverata, ma se noi ragionassimo in termini cosmici, quindi non del nostro tempo breve, ma di un tempo che eh, sfiora l'eternità, allora potremmo pensare che aveva ragione. E in certi punti della terza cantica sembra anticipare oltre alla scienza, come dicevo all'inizio, anche la fantascienza contemporanea. Pensiamo a film come Interstellar e Arrival, dove si parla di un tempo non lineare e di un universo curvo, non euclideo. Quindi a quella dimensione in cui spazio e tempo si fondono in una dimensione che per noi è abbastanza difficile da comprendere. Dante però ha intuito qualcosa che ci appare soprattutto nella cosmologia del suo paradiso. Finché viviamo nella Terra, sulla Terra, noi siamo legati a dei parametri che ci impediscono una, una visione cosmica, una visuale cosmica. E siamo abituati a pensare in termini di tre dimensioni. Ma in realtà c'è una quarta dimensione. Se con Dante facessimo il viaggio in paradiso, scopriremo appunto che le dimensioni sono quattro, che il volo verso Dio non ci allontana soltanto dallo spazio terreno, quindi da un qui e ora che è l'inizio del viaggio di Dante dalla porta dell'inferno fino appunto alla visione di Dio, ma ci allontana anche dal tempo terreno, quindi da questo qui e ora. Come Beatrice dice abbastanza spesso, a cominciare dal primo canto, quando descrive il creato come il gran mar dell'essere, Dio è l'origine e il fine di tutto. E raggiungerlo, quindi, è arrivare all'origine del tempo, al momento della nascita di tutto. Nel canto ventottesimo del Paradiso, Dio appare per la prima volta agli occhi di Dante. Dapprima riflesso proprio negli occhi di Beatrice, che sono il legame con il mondo terreno. Beatrice è l'anima beata e la guida di Dante, ma è ancora anche la bambina di Firenze di cui si era innamorato, lui stesso bambino. In questi occhi, e poi senza il riflesso, senza l'aiuto del suo riflesso, che abitua la vista di Dante, Dio appare come un minuscolo punto cosmico che somiglia in modo impressionante alla singolarità dell'astrofisica da cui avrebbe avuto origine tutto l'universo con una grande esplosione. Per lo stesso principio, le sfere angeliche che ruotano intorno a questo punto muovono i cieli. In una corrispondenza che non è di dimensione, quindi una corrispondenza tridimensionale a cui siamo abituati. Per esempio, il cielo dei Serafini, che è il più piccolo, muove il primo mobile, che è dei cieli intorno alla terra, il più grande. Dante chiede a Beatrice Lumi in questo canto perché non capisce tale corrispondenza. E lei gli spiega che non deve ragionare in termini di dimensioni quantitative, ma di virtù. Lei usa proprio questo sostantivo, virtù. Noi diremmo oggi di potenzialità spazio-temporali. Il cosmo di Dante, che è descritto nella terza cantica, nei canti finali però non dall'inizio, ci fa comprendere. La descrizione contemporanea dell'universo come ipersfera, cioè una sfera a quattro dimensioni, detta anche sfera 3, nell'ambito appunto di una geometria non euclidea, ma legata al concetto di spazio-tempo introdotto da Einstein. Quindi Dante ce lo fa capire attraverso le parole di una Beatrice teologa e eh, astronoma in un certo senso, che parla semplicemente di una questione di virtù. E basta questo chiarire tutto a Dante. Quindi ha preceduto se di secoli la fisica odierna, ma sa semplicemente che il mondo è così perché è retto dal... Non c'è quindi da stupirsi se la sfera più piccola comprende e muove contiene e muove quella più grande e da un punto che sembra contenuto dagli altri ma in realtà contiene tutto, de Il sguardo di Dante è anche uno sguardo innovativo, lo vediamo in molti aspetti, intanto nella sua lingua straordinaria, abbiamo già prima una lingua mh, composita, si parla... Ragione di plurilinguismo dantesco di una capacità di mescolare i linguaggi così come ha la capacità di mescolare i saperi. Anche con le figure femminili Dante è molto innovativo. Figure femminili intese come personaggi, personaggi della poesia del tempo. Senz'altro Beatrice è l'esempio, Beatrice parla, questo è il più grande aspetto dell'innovazione. Dialoga con Dante, lo rimprovera addirittura, chiarisce i suoi dubbi, è diventata a tutti gli effetti una vera guida. Dante ha trasferito nei cieli il binomio poeta, donna amata, già proprio della poesia cortese occitana e trasferito in quella volgare italiana e però ha creato delle innovazioni, ha creato dei cambiamenti. La donna fino a questo momento muta, ora parla. Ora la donna è un interlocutore attivo alla pari se non più in alto del suo poeta, del suo amato. Così come Beatrice è il personaggio di Matelda, la misteriosa Donna che la precede nel paradiso terrestre. È ancora una tipica bella donna, stilnovistica, danza, canta, raccoglie fiori per farne ghirlandi, ma è anche in un certo senso una teologa. È una sapiente conoscitrice dei segreti dei cieli ed è proprio lei che comincia a rivelare a Dante. Nel giardino dell'Eden, le ampie spiegazioni teologiche di Beatrice, cioè colè che le anticipa. L'esempio è nel vento leggero e piacevole che Dante sente entrando nella, nella grande selva, la foresta spessa e viva del Giardino dell'Eden. Ed è proprio Matelda che gli spiega che non è un vento come lui crede, ma è l'effetto del movimento del primo mobile che già si sente a questa altezza. Quindi siamo proprio in cima al purgatorio e abbiamo una, un assaggio di quello che è il paradiso, il terzo regno, il regno definitivo. Quindi è proprio un'anticipazione di, una, eh, di un dialogo cosmico quello che ci offre questa bella donna che sembra innamorata. Così la definisce anche Dante in altri passi. In letteratura, Dante è appunto un, eh, un grande rielaboratore perché segue la tradizione, ma anzi le tradizioni. Infatti, eh, Dante si sente l'erede, e lo, lo ammette senza modestia, senza falsa modestia, in vari passi della commedia di molte tradizioni importanti. Intanto il genere letterario della commedia è un genere che era molto di moda nel suo tempo e cioè il viaggio o visione nell'aldilà, che eh, aveva degli esempi molto interessanti in area irlandese, eh, come la visione di Tugdalo, ma anche eh, nel mondo arabo. Ed è possibile che Dante abbia letto in traduzione latina o in francese antico un eh, testo anonimo che racconta il viaggio nell'aldilà del profeta Maometto, prima in paradiso e poi all'inferno, accompagnato dall'arcangelo Gabriele, cioè il libro della scala. Ne aveva parlato per la prima volta un arabista spagnolo, Miguel Asim Palacios, mh, diciamo intorno al 1900. Primi anni, primi anni dieci del Novecento ed era stato però molto criticato dai dantisti perché non si pensava che le somiglianze che Asim Palacios aveva notato tra l'escatologia araba e quella di Dante fossero ehm, delle somiglianze dovute a lettura, a conoscenza di Dante di prima mano. Non si conosceva ancora l'esistenza di questo poema anonimo appunto il libro della scala e questo ha eh, aperto la strada a nuove fonti appunto della divina commedia quindi Dante elabora già questo aspetto questo questo elemento della letteratura dell'epoca il viaggio nell'aldilà ma si sente anche un erede della grande poesia epica classica e ce lo dimostra nel canto quarto dell'inferno dove eh, viene presentato amabilmente da Virgilio, anche con un certo orgoglio, agli altri poeti che popolano il limbo, che sono Omero, Orazio, Ovidio e Lucano, e poi dall'incontro con Stazio, che addirittura, dopo un grande omaggio a Virgilio, entrerà insieme a lui nel paradiso terrestre. Ma c'è ancora di più, Dante si sente anche l'erede del grande canto cortese, della poesia occitana, e noi lo vediamo con la presenza di una specie di triade di trovatori provenzali, sempre nella commedia, con una certa simmetria I primi due, Bertrand de Born e Arnaud Daniel, nel ventottesimo dell'Inferno e nel ventiseiesimo del Purgatorio, rispettivamente, e il terzo invece nel canto nono del Paradiso, Folco di Marsiglia. C'è comunque una simmetria, anche se non apparente, nel paradiso perché il canto nono è l'ultimo dei canti eh, che descrivono cieli ombreggiati dalla Terra, <clears throat> quindi cielo di Luna, Mercurio e Venere, Folco si trova nel cielo di Venere, sono ancora eh, oscurati in parte dal, dall'ombra della Terra. Quindi un canto di soglia, così come il canto nono del purgatorio, da questo momento in poi c'è un salto di qualità, possiamo dire. E da questo momento in poi non ci sono più poeti. Negli incontri che Dante fa, non c'è più un suo, chiamiamolo, rivale. Quindi, Dante è l'unico poeta che arriva fino a Dio. Naturalmente c'è anche il legame con il mondo biblico, quindi con eh, l'Antico e il Nuovo Testamento, e anche con l'arte. Non soltanto la poesia, ma anche la musica e la pittura sono protagoniste nella cantica che possiamo definire dell'amicizia e dell'arte, il purgatorio, dove Dante sceglie appunto dei personaggi, musicisti e pittori, per poter parlare di temi molto importanti che gli stavano a cuore in scene memorabili. Pensiamo all'incontro nel canto undicesimo del purgatorio con il pittore specializzato in miniature <coughs> Oderisi da Gubbio, che gli permette appunto di fare un discorso sulla fama, ma non soltanto per dire che la fama è qualcosa che sfugge a chi la insegue <coughs> o che dura poco per chi è riuscito a conquistarla, ma ehm, per fare un discorso distintivo tra la fama che si ottiene attraverso le azioni politiche e belliche e la fama che si ottiene attraverso le proprie opere, opere intese come opere d'arte. E se noi lo interpretiamo in questi termini, il discorso di Oderisi diventa una rassegna di nomi importanti, di nomi memorabili della pittura e della poesia. Quindi Franco Bolognese, miniatore, ma soprattutto Cimabue e Giotto. E poi anche eh, i due Guidi, <coughs> l'uno e l'altro Guido, e il terzo poeta che non si nomina, che possiamo però ipotizzare sia proprio Dante. Quindi Dante sembra dirci in questo canto, attraverso le parole di Oderisi, che non c'è niente di male a perseguire la fama, purché. La si persegua pensando al bene proprio e altrui, quindi con le opere e non con gli spargimenti di sangue dei politici e dei feudatari, degli uomini d'arme del suo tempo. Non a caso, questo canto è costruito, come spesso accade nella commedia, come un trittico: al cui inizio e alla fine ci sono due uomini politici, e al cui centro, con lo spazio migliore, centrale, più importante. Che gli ha riservato appunto l'artista Oderisi da Gubbio. Lo sguardo di Dante è anche uno sguardo sintetico, è uno sguardo che osserva il mondo dall'alto, come vediamo appunto nel paradiso. E a questo aspetto si lega anche il suo pensiero politico, le sue scelte politiche. Dante, in un certo senso, è un pacifista e eh, sceglie la forma di governo che secondo lui può garantire la pace, quindi l'impero. Non gli interessa il corso attuale della storia, lui per questa scelta è stato definito anacronistico, ma in realtà lui guarda verso la perfezione possibile. Il suo è uno sguardo di insieme sul suo mondo in tutti i suoi aspetti. È uno sguardo lungimirante. Dante viveva in un tempo in cui eh, la pace non esisteva, soprattutto nel, nella Toscana, quindi la terra dei comuni che si combattevano violentemente con grande spargimento di sangue e addirittura all'interno di una stessa città c'erano molte divisioni che Dante non amava. Prima il professor Rosso l'ha citato quel bellissimo canto del Purgatorio che è il quinto, uno dei miei canti preferiti, in cui si vede molto bene come gli effetti di questa violenza portino dolore, morte e il personaggio di Buonconte da Montefeltro, ma anche il personaggio di Pia da Siena che conclude questo canto ne sono senz'altro la sintesi. Anche questo è costruito con un trittico di incontri, Jacopo del Castro è un guelfo, Buon Conte da Montefeltro è un ghibellino, nemici nella vita, adesso sono uniti da perdono e pentimento, quindi sono uniti nella pace dell'aldilà. E Piedasiena lo conclude perché è eh, la vittima di queste guerre tra guelfi e ghibellini. Quindi Dante, che ha vissuto questa eh, mancanza di pace e che anela decisamente alla pace, vuole rimediare e quindi ci propone questo modello di mondo politico retto dalla giustizia, dal senso della giustizia, dalla fede, che può portare alla pace, che è il solo modo per lui. Quindi il superamento delle divisioni che aveva vissuto in prima persona. Dante ha uno sguardo anche sulla natura. È un grande conoscitore del mondo degli animali, usa spesso delle similitudini, delle metafore, che eh, ci mostrano quanto amasse soprattutto gli uccelli. Pensiamo alla, ai movimenti che eh, ci descrive nel canto quinto dell'inferno, questa volta, quando eh, assimila i, i dannati lussuriosi a stormi di gru storni. E due colombe naturalmente, ma poi era ehm, particolarmente eh, vicino alle cicogne. Era interessato a questi animali che ora cominciano a ripopolare le nostre campagne. Perché, per esempio, descrive: ma non è, eh, non è la sola apparizione delle cicogne nella commedia, descrive il movimento del battere dei denti dei dannati eh, immersi nel ghiaccio di Cocito. Come in nota di Cicogna. Ma poi pensiamo anche all'immagine del canto ventitreesimo del paradiso, l'immagine iniziale che apre proprio questo canto, in cui Beatrice è paragonata a una mamma uccello che aspetta con ansia il sorgere del sole nel nido per poter uscire, andare a caccia e portare il cibo ai suoi pulcini, ai suoi piccoli. E poi pensiamo anche ad altri animali presenti nella commedia che ci rimandano a una visione della natura, che è una natura per forza di cose diversa, più vicina all'ambiente all umano che non sia oggi. Un paragone con una valle piena di lucciole in una sera d'estate nel canto ventiseiesimo dell'inferno, dove però naturalmente le lucciole non sono tali ma sono fiamme. Quindi Dante precede eh, quello che oggi è il nostro interesse, la nostra attenzione per il mondo naturale che abbiamo trascurato, ma lo fa appunto perché pensa che ogni più piccolo aspetto della natura sia una manifestazione importante dell'energia creatrice divina. Per lui tutto ha senso, tutto uno scopo, tutto è importante. Infine, per quanto ci riguarda più da vicino, Dante ci offre un esempio con il suo viaggio nell'aldilà, un esempio parlante ancora oggi. È un esempio di modestia e autostima, diciamo così, nello stesso tempo. Autostima perché Dante, eh, abbiamo detto, non aveva falsa modestia e addirittura quando nel canto XI del purgatorio dialoga con i superbi, non a caso, si mette a camminare accanto a loro, chinato, proprio come se fosse uno di loro, come se facesse parte di questo gruppo. E poi ancora nel cielo di Mercurio viene accolto da questi spiriti eh, che amarono la gloria terrena, proprio con una grande festa, come se arrivasse uno di loro in mezzo alla schiera. Quindi Dante eh, non nasconde di avere una grande stima di sé e del proprio poema. Dante fa un viaggio incredibile, fa un viaggio nell'aldilà con il proprio corpo prima di essere passato dall'altra parte, quindi è un privilegiato. A un certo punto nel canto secondo dell'Inferno Dante mostra di avere dei dubbi. Lo dice a Virgilio: "Ma io non Enea non Paolo sono. Quindi sente il peso del confronto, teme il confronto con questi suoi importanti predecessori. In realtà, nei primi canti dell'inferno si nasconde il motivo, potremmo dire, il merito, il merito per cui Dante può avere questo grande privilegio e fare un viaggio anche più importante, più ampio di quello di Enea e Paolo. Gli vengono in soccorso tre donne che una eh, teologa americana ha definito addirittura una trinità femminile e naturalmente sono Maria Madre di Dio, Santa Lucia e Beatrice. Perché vanno in soccorso di Dante? Nelle parole di Beatrice, nel dialogo con Virgilio, nel canto secondo dell'inferno, si svela il motivo. Così si rivolge a Beatrice Santa Lucia ai versi 100-105 del canto secondo dell'inferno. Lucia, nemica di ciascun crudele, si mosse e venne al loco dove era, che mi sedea con l'antica Rachele. Disse, Beatrice, loda di Dio vera, che non soccorri quei che t'amò tanto? Sì che uscì per te della volgare schiera rileggo questo Che non soccorri quei che t'amò tanto uscì per te della volgare schiera Noi troviamo qui un riferimento all'amore, il verbo amò e poi al volgare e a una schiera che è una schiera di poeti. Quindi Qual è il merito di Dante che viene riconosciuto da questa Trinità femminile e che gli rende possibile il viaggio nell'aldilà? L'amore è l'amore per Beatrice, un amore che Dante ha ereditato dalla cultura precedente e che ha appunto rielaborato. Un amore che lo ha spinto fuori dalla schiera degli altri poeti, così come gli viene riconosciuto, per esempio, da Bonaggiunto Orbicciani, nel canto 24 del Purgatorio è un amore che gli ha permesso di elaborare la poesia unica del dolce stil nuovo, in cui la donna è strumento di innalzamento dell'anima e via verso la beatitudine. E amore è una parola molto ricorrente nel poema sacro. Lo troviamo già all'inizio della prima cantica, dove non ce l'aspetteremmo. Lo troviamo nel canto primo con, la, con il sintagma amor divino e addirittura lo troviamo scritto sulla porta d'ingresso dell'inferno che pure contiene una, un avvertimento così minaccioso. E lì c'è primo amore, quindi l'amore c'è anche all'inferno. Amore, appena prima, è nelle parole di Beatrice per Virgilio sempre nel canto secondo, Amor mi mosse che mi fa parlare, verso 72. Amore nel racconto triste ma ancora appassionato di Francesca da Polenta, ripetuto tre volte all'inizio delle memorabili terzine famosissime, Amor con non l'ho amato, eccetera. E eh, è una forma di amore eterno perché lei e Paolo sono eternamente uniti. Amore è naturalmente nel verso che chiude il poema ancora insieme al verbo muovere, quindi l'amor che muove il sole e le altre stelle. E amore passa attraverso Beatrice. Lei, come dicevo prima, resta sempre la bambina e poi la donna amata dal poeta. È predestinata a essere la musa di Dante. Dante, quando la incontra per la prima volta a Firenze, dice: Ella non parea figliola d'uomo mortale, ma di Deo. Quindi riconosce in lei un elemento eh, privilegiato, divino, e lei è predestinata a condurlo alla giusta meta. Tutto il Paradiso è pieno di riferimenti a questa sua duplice natura. Di donna beata che si è evoluta, ma che non ha mai perso il contatto con la sua origine terrena. E l'evoluzione dell'idea stessa di amore è alla base delle due opere di Dante che più eh, hanno la presenza di Beatrice: quindi la Vita Nuova e la Divina Commedia. La donna Angelo del Dolce Stil Nuovo diventa guida beata nel paradiso. E noi potremmo dire che per concludere. L'evoluzione dell'idea dell'amore va dall'innamoramento e amore della bellezza femminile della vita nuova all'amore di Dio che è forza cosmica che muove l'universo. Grazie. Allora, la, la mattinata si conclude, si è conclusa nel miglior modo possibile, credo. E ci rivediamo oggi pomeriggio alle ore 15 con eh, Francesco Alberoni e poi via via con eh, Giovanni Gazzaneo e Gazzaneo. Eh, io sbaglio sempre, comunque. Eh, el, la tavola rotonda, il concerto, eccetera. Eh, buona giornata. ¡Gracias!